Someone up on that wall is just gonna spend the night with my girl. Salve a tutti, io sono Tommaso Riemma, sono docente di estetica presso l'Accademia di Belle Arti di Lecce e questa sera presenterò l'opera poetica di Domenico Mennillo, Opus Infectum. Quest'opera è per me estremamente importante, per me che insegno estetica e che all'inizio comunque della mia ricerca filosofica mi sono occupato del senso della poesia, del destino della poesia oggi. Innanzitutto una piccola premessa, Domenico Mennillo è il fondatore di un'importante associazione, l'UNGRABBE, fondata nel 2001, un esperimento multidisciplinare, come lui stesso lo definisce, che mette insieme teatro sperimentale, parola poetica, architettura per produrre film, installazioni, performance e ovviamente, come in questo caso, poesia. Nella prima parte del nostro incontro noi ci occuperemo proprio di quest'opera poetica, poi in seguito vedremo dei video, il primo video è proprio la stessa opera poetica presentata al primo festival del pensiero emergente a Napoli che si è tenuto nel 2010, il 17, 18 e 19 settembre. Io sono stato il direttore scientifico di questo festival e questo festival avrà una seconda edizione nel 2011 a ottobre, il 14, il 15 e il 16. Il tema del primo festival era la crisi, il tema del secondo festival sarà l'inesistenza. Su questa importante raccolta di Domenico Mennillo, Opus Infectum. Prima di parlare del contenuto specifico di quest'opera, io vorrei soffermarmi proprio sul destino della poesia. Prima di cominciare, io e Domenico parlavamo di quanto è difficile oggi fare poesia, soprattutto in Italia, del triste destino della poesia contemporanea e di come le cose sono cambiate. Ecco, qui con me le elegie guinesi di Rilke, un'opera fondamentale della poesia europea e mondiale, nel potere salvifico della poesia. Ancora si credeva nel potere di immortalare proprio dell'arte. L'arte rende eterno qualcosa, l'arte riesce a immortalare qualcosa. Per esempio, alcuni versi della famosa nona elegia di Rilke fanno così: loda all'angelo il mondo, non quello indicibile, con lui non puoi sfoggiare splendore di sentimento, nell'universo dove egli sente più sensibilmente tu sei novizio, e allora mostragli quello che è semplice, quel che plasmato di padre in figlio vive, cosa nostra, alla mano e sotto gli occhi nostri. Digli le cose. Resterà più stupito, stupito come rimanesti tu, dinanzi al cordaio a Roma o al vasaio sulle rive del Nilo. Mostragli quanto una cosa può essere felice, quanto innocente è nostra e come financo il dolore che piange, puro, si induce a forma. Serve da cosa umore in farsi cosa. È il mondo che deve salvare la bellezza. Siamo arrivati a questo punto. E l'opera di Domenico Mennillo è importante proprio per questo, fin dal titolo, Opus Infectum, è una dichiarata fragilità dell'opera. Quest'opera non ha nessuna pretesa di salvare, anzi, già dal titolo, Opus Infectum, opera interrotta, ma capite bene che Infectum ha anche un legame fondamentale con l'infezione, con la contaminazione, con la malattia. Questa è un'opera che dichiaratamente dice: prendetevi cura dell'arte. L'arte non salva, l'arte infetta, l'arte contamina. Ci permette di capire anche il motivo che sta alla base di ogni vera poesia. Ecco, se la poesia non deve più salvare le cose, quindi non deve più costruire quel significato
fisso, importante. Allora che cosa fa? In questa raccolta voi trovate un'operazione, innanzitutto un'operazione fondamentale della poesia, quella di andare a capo. Sembra una sciocchezza, ma è questa la caratteristica fondamentale della poesia, andare a capo. Vedete, le parole potevano continuare, ma vengono interrotte a un certo punto, vengono tagliate. Quell'andare a capo in poesia è taglio semantico, taglio significativo. La poesia non ha a che fare con i significati, ma con dei tagli all'interno dei significati, li fa sanguinare questi significati, li ferisce, ha a che fare con la fragilità dei significati, altrimenti abbiamo a che fare con un testo qualsiasi. In questa raccolta che si struttura in 10 anni di composizione, quasi 10 anni di composizione, dal 1999 al 2008, Domenico Mannillo raccoglie quasi per una volontà altra, lui lo dice alla fine, dice io ho raccolto questa cosa non con una potente intenzionalità, ho raccolto quasi come si raccoglie un frammento, come se si mette insieme il pezzo, un pezzo dopo l'altro, non per comporre un'opera solida, ma per mostrare una fragilità. Destino della poesia che non sia quello del libro, perché a parte che più o meno chi conosce la poesia è quello che ti viene ad ascoltare, tipo come stasera o magari viene alla performance, difficilmente va in libreria perché non lo trova il libro da una parte, e poi perché non c'è un mercato, non c'è un'economia che crei questo tipo di linguaggio, perché essenzialmente la poesia rispetto ad altri linguaggi inventa lingue e non ha a che fare con i linguaggi che sono più facilmente conciliabili in un sistema di economia legato alla cultura. Però questo è un fatto assolutamente italiano, perché in Germania, faccio questa parentesi di tipo materialistico, poi magari vi dico un'altra cosa, però magari in Germania il poeta viene stipendiato dalla casa editrice in un progetto che è economicamente fallimentare. In Francia più o meno accade lo stesso, quando ci sono serate di poesia non si riesce ad entrare, cioè, se si va a Berlino non si riesce ad entrare alle serate di poesia, le persone quando vanno a parlare che si segnano una parola, ci sono discorsi infiniti su una parola. Questo è essenzialmente legato ad un'idea che ovviamente i francesi, i tedeschi, molti altri, gli americani, fanno benissimo, che nel momento in cui non c'è più invenzione di lingua, quella lingua è destinata a scomparire. L'italiano è una lingua destinata a scomparire, non la parla più nessuno. E gli investimenti che fanno in Francia, che fanno in Germania, sono mirati a questo, affinché la cultura, ma la lingua parlata, riesca ad avere ancora vita. Quindi se gli istituti culturali francesi all'estero vengono finanziati, questo tipo di missione fra Stato e poeta, cosa che raramente accade, no? Però si sa, questa cosa si sa, e nel momento in cui il francese non si parla più all'estero, la Francia, che è una nazione così, sparisce. Quindi in questo progetto l'idea era quella di, nel teatro portato avanti da 10 anni, che è un teatro di luoghi sul quale voglio tornare, l'attore, il performer, non parla più l'italiano, ma parla un'altra lingua, una lingua che non esiste, in un teatro fatto di suggestioni, di evocazioni,
perché un teatro che non è mai stato portato nei teatri, ma negli spazi. Per 5 anni abbiamo fatto un progetto sperimentale conosciuto in Italia e in Europa, che si chiamava Alcune architetture di Caivano. E abbiamo fatto tutti questi lavori legati all'architettura nei palazzi caivanesi. Quindi terrazze, giardini, stanze di privati che aprivano le loro, diciamo, le loro abitazioni per questi eventi, che erano eventi di teatro e di architettura, cioè un teatro legato direttamente allo spazio. Abbiamo messo in scena progetti realizzati da Mouyang, che è l'architetto napoletano che aveva pensato 100 anni fa le metropolitane, l'architetto che aveva pensato Bagnoli come area turistica, ma 100 anni fa, prima dello scempio dell'Italsider, che da una parte ha dato lavoro a tanta gente, però ha distrutto uno dei posti più belli del mondo e che oggi non riescono a risanare. E quindi noi in quel caso abbiamo arbitrariamente messo in scena quei progetti. C'è una Napoli che non c'è stata, che comunque non c'è più. C'è la trasformazione del mezzo poetico, perché ho notato anch'io che in realtà la poesia, non so se solo per l'Italia o in generale anche nel resto d'Europa, però la poesia perde di vigore e invece riesce ad acquistarne vigore quando si unisce ad altri mezzi di comunicazione, ad esempio il secondo video in cui c'è l'unione della musica e della recitazione, o comunque la teatralità della poesia, ad esempio è una cosa che anch'io ho cercato in un certo senso di sperimentare, cioè ho visto una cosa interessante, perché in un certo senso poi anche l'origine della poesia, perché la poesia comunque non nasce come testo scritto e letto o a casa da solo, ma nasce come recitazione accompagnato da musica, quindi in realtà la poesia è teatrale, la poesia in realtà forse è proprio l'arte più corposa, che ha perso corposità nell'età moderna, ma che in realtà la sta riacquistando attraverso questi nuovi mezzi di comunicazione. Quindi io più che altro ho notato che lei è molto, diciamo, sa molte cose su quello che succede in Europa, ma anche in Europa c'è questa tendenza ad unire questi nuovi mezzi di comunicazione con la poesia, è una cosa che sta avvenendo solo in Italia, perché in Italia c'è la morte della poesia in un certo senso. Ma in Italia ci sono anche delle altre compagnie che fanno da anni un lavoro del genere, anche compagnie di teatro di ricerca storiche, come il Teatro della Valdoca, con la Gualtieri, la Maria Angela Gualtieri, che scrive tutti i testi per Ronconi, no? Per il compagno, che lo fanno da anni. Nell'ultimo lavoro, intitolato Caino, lei ha scritto tutto il poema, cioè lei scrive dei poemi che diventano poi la lingua degli attori in scena. Quello che sta invece succedendo da noi, che soprattutto da noi a Napoli si sta perdendo questa cosa, questo grande rapporto con la lingua parlata. C'erano delle compagnie, diciamo, di ricerca storica, no? Mi ricordo Neville o alcuni un po' più grandi di me, come Raffaele Di Florio, che facevano questo lavoro legato alla poesia, o comunque alla parola poetica, in qualche modo. Quindi non al dialogo, ecco, non c'è, ci sono due attori e c'è il dialogo teatrale, no? C'è una lingua che va da sé, che può anche non essere di dialogo, no? In Europa più o meno l'idea che mi sono fatto è che c'è il progetto, c'è l'idea, c'è un pensiero, se è coerente e può portare innovazione, può portare ricerca, si va avanti, quindi c'è un processo economico che ti sostiene, c'è un pubblico che sostiene, c'è un'università che viene a studiare quello che fai. Noi questo si è un po' rotto, si è perso, l'università non studia i poeti, i professori non si vanno a vedere gli spettacoli, i direttori artistici non si mettono in giro a vedere che succede. Questo è un po' quello che sta accadendo in Italia ed è grave, perché poi fai il gioco facile di altre situazioni molto molto più grandi. Questa è l'impressione, ma questo accade anche in America. Cioè, grande attenzione alla lingua, loro che non avevano, diciamo, una lingua, avendo meno storia di noi, non avevano una lingua. Sicuramente poi loro hanno fatto un passaggio fondamentale, no? Quindi, per esempio, l'utilizzo di internet, tutti questi mezzi di YouTube, che quindi ad esempio
usare internet per comunicare, per dare video, per presentare poesia. Questo è un metodo per aggirare invece l'ostacolo del mercato, cioè arrivare direttamente nelle casse delle persone quando le persone non riescono a trovare più la poesia in libreria, ad esempio. Bisogna vedere come li usi inizi, no? Le avanguardie hanno sempre rotto perché i mezzi li usavano in un altro modo. Dipende come usi internet, come cioè su YouTube, ma pure ragazzi elementari, va in classe per video, cioè siamo lo stesso, sì. Dipende come se fosse più interessante il video. Vabbè, però nello stesso modo, nello stesso cinema può girare un film di pubblico anche un cinepanettone, quindi più o meno la stessa cosa. Non capisco, scusa. In un cinema può girare sia un film di Kubrick sia un cinepanettone, un po' la stessa cosa, nel senso che in mezzo poi vabbè in Italia sì, però altrove no. Questa è una multisala veramente, cioè prova a vedere un film che sta, cioè veramente fatica si vabbè. That's what I'm talking about, that's why I'm gonna play this child, the world between reality and fantasy.